Grazie Presidente, io ho seguito il lavoro che c'è stato in commissione con il Presidente Sturni su questo provvedimento. Poi, tra l'altro, come molti sanno, sono stato abitante dell'ex ottavo, oggi sesto municipio, per gran parte della mia vita. Quindi, diciamo così, conosco un po' la vicenda anche da abitante di quel quartiere. E ho ascoltato anche con attenzione gli interventi dei colleghi, che devo dire molti spunti sono assolutamente condivisibili, come quello a mio avviso giustissimo di rivedere completamente i confini dei municipi di Roma Capitale, che oggi rispecchiano dei confini, delle divisioni, probabilmente che non hanno più alcun valore né storico né sociale. Per come poi si è sviluppata la città negli ultimi 20 anni, quindi sono d'accordo sul discorso che probabilmente andrebbe fatto un lavoro di riforma serio di tutti i confini municipali. Detto questo, però, una cosa non esclude l'altra, quindi non vedo il problema se nel frattempo si sposta un quartiere da un municipio a un altro, anche perché, ripeto, conoscendo quel territorio, balza subito agli occhi come Torre Spaccata sia un pochino diversa dal resto del sesto municipio. Banalmente, a Torre Spaccata abbiamo i classici palazzoni dell'edilizia intensiva degli anni 60, di 7, 8, 6, 7, 8 piani, tipici appunto dell'attuale quinto, dell'attuale settimo municipio, piuttosto che del sesto municipio. Questo è un esempio sui tanti che potrei fare, anche diciamo così. Leggenda narra, questo ovviamente prendetela con tutte le molle del caso, perché si dice che quando all'epoca Torre Spaccata venne inserita nel sesto municipio, anzi all'epoca ottavo, era perché all'epoca quell'ottavo municipio era un feudo, diciamo così, rosso, mentre Torre Spaccata era un feudo, diciamo così, della Democrazia Cristiana, quindi di un partito più a destra, e quindi venne inserita nell'ottavo municipio. Ripeto, questo ovviamente prendetela con tutto il beneficio del caso, però rende un pochino l'idea. Effettivamente, da abitante di quel municipio e da comunque conoscitore di quei territori, Torre Spaccata è molto diversa rispetto al resto del municipio per tantissime ragioni. Ho citato la tipologia di insediamenti dello sviluppo urbanistico, ma potrei citarne tanti altri. Ripeto, quindi ci sono delle ragioni valide e non vedo lo scandalo nell'andare incontro alle esigenze dei cittadini di un comune di quartiere che comunque tra l'altro ha presentato una proposta e della documentazione, al di là del fatto se sia condivisibile o meno, ma comunque frutto di un lavoro che non è stato un lavoro, diciamo così, estemporaneo o campato in aria. Quindi in realtà poi la proposta è stata accolta perché sono stati degli studi, degli approfondimenti, anche e soprattutto in sede di commissione. Quindi sono d'accordo con i colleghi, non è che noi, diciamo così, in qualità di consiglieri capitolini, rilasciamo pezzi di carta per cui chiunque viene e chiede di spostare una strada o un quartiere, noi eseguiamo. Ma è stato fatto a seguito di un lavoro, tra l'altro fatto alla luce del sole in commissione, devo dire molto importante. Quindi ovviamente sosterrò questa proposta di deliberazione, ma mi sento anche di condividere le osservazioni dei colleghi di opposizione, cioè che, e sarebbe il caso, forse è stata un'occasione mancata in questi anni, quello di rivedere completamente i confini dei municipi che, ripeto, hanno proprio una conformazione, talvolta sono stati pensati, con moltissimi municipi sono lunghissimi e quindi mettono insieme quartieri molto diversi, penso a tutti i municipi della parte ovest di Roma, che di fatto si attaccano al centro storico e arrivano all'estrema periferia. Probabilmente questo metodo andrebbe un pochino rivisto. E così via, insomma. Quindi sicuramente un lavoro poi più ampio sui municipi va fatto, ma ripeto e ribadisco, un aspetto non esclude l'altro. E non penso neanche che ci siano motivi politici, come ha citato qualcuno, sulla, diciamo così, efficienza o meno di un municipio, perché poi i cittadini sanno che i presidenti di municipio passano, ma le riforme restano. Quindi non penso che nessuno voglia passare da un municipio a un altro in base alla bravura o alla non bravura dell'attuale compagine politica. Quindi detto questo, ripeto Presidente, comunque sono contento che ci sia stato un dibattito sicuramente interessante in quest'aula su questo tema, e anzi, secondo me, quale occasione migliore per fare un ragionamento molto più ampio sui confini municipali e sul decentramento.